grazie di cuore a Franco Buffoni. Adesso è la volta di Davide Nota, che invito qua. Davide Nota è variamente implicato nella vicenda roversiana, ha fondato e dirige il portale La Gru, ha pubblicato, se non sbaglio, 2 raccolte diverse, l'ultima di zona è del 7, Il Non Potere, è l'editore editor, o viceversa, non so più quale sia la parte prevalente, delle 30 miserie d'Italia, che sono già state evocate, diciamo, qui a diverso titolo. La sua stessa età è, si può dire, un ragazzo, anche se viviamo in un paese così geriatrico che questa categoria non si sa più che cosa perimetri, è la riprova, l'ennesima riprova di come la poesia di Roversi sappia, nemmeno misteriosamente, ma persino fatalmente, trovare sempre i suoi lettori, a distanza di spazio e di tempo. Prego, a lui la parola. Ah, spero di rientrare nei 15 minuti. Il titolo di questo intervento è Il viaggio d'inverno di Roberto Roversi. Nella foresta semantica dell'opera di Roberto Roversi sono molti i termini ricorrenti, come il fruscio di alberi e piante o il ritorno fugace di animali di passaggio, a costituire flora e fauna di un paesaggio boschivo nel quale lettore e scrittore si incontrano e guardano negli occhi, come il pittore ortodosso e la ragazza pagana nella Rubliov di Tarkovsky. Utilizzo questo evocativo immaginario silvestre, il bosco, sia perché è un immaginario evidentemente caro all'autore e fondante l'iconografia della storia d'Italia antica e moderna, con le sue leggende, le sue battaglie e guerre fino alla Resistenza, ma anche perché credo che possa valere per Roversi, molto più che per altri autori protagonisti degli ultimi 60 anni di storia della poesia italiana, il brano di Giorgio Agamben, dedicato a Caproni, dal titolo La fine del pensiero, tratto dal libro Fonè, la voce e la traccia del 1985. Agamben scrive: «Avviene come quando camminiamo nel bosco, e a un tratto inaudita ci sorprende la varietà delle voci animali, fischi, trilli, chioccolii, tocchi, come di legno o metallo scheggiato, zirli, frulli, bisbigli. Ogni animale ha il suo suono che scaturisce immediatamente da lui», eccetera, eccetera. «Quando camminiamo a sera nel bosco», sempre Agamben, «a ogni passo sentiamo tra i cespugli che fiancheggiano il sentiero frusciare animali invisibili. Non sappiamo se lucertole o ricci, tordi o serpenti. Così avviene quando pensiamo». Ecco, così avviene quando pensiamo. Che vuole dire Agamben? Che la vita del pensiero è la polifonia inconoscibile di una traversata fonica, sfiorabile nel passaggio solitario, come un'esperienza irripetibile, inafferrabile, in atto, impossibile da ricostruire o narrare, almeno quanto è impossibile tenere a memoria la successione intrecciata e stratificata dei passaggi sonori attraversati, se svolgiamo un itinerario. La poesia dunque vive e si sviluppa nel metodo medesimo di chi attraversa un'avventura fonica e di chi pensa, a seconda ovviamente di quale avventura si decida di o si debba attraversare, a seconda anche delle variabili di velocità e attenzione con cui si compie il passaggio e di tutti i parametri che rientrano nel perimetro della coscienza, cultura e sensibilità individuali, siano le diversità di composizione, di timbro linguistico e stile. La composizione poetica è dunque una lingua seconda, per utilizzare la definizione storica di Fortini, nell'ambito della vita sociale e della comunicazione, ma è lingua prima dell'avventura e del viaggio. Essendo il suo metodo, utilizzo non a caso un titolo di Roversi, quello della descrizione in atto, che poi è anche il metodo dell'autosviluppo della parola poetica, già conosciuto nella storia dell'estetica e della poetica, ad esempio Croce ne ha scritto molto. Anche la forza della memoria nel pensiero poetico in atto di Roversi non è mai un riferimento statico, ma una funzione del divenire. Partecipa cioè all'intreccio di forze e direzioni sovrapposte che vanno a costituire il testo campo di battaglia. Un metodo che Roversi ha ben chiaro quando titola provvisoriamente un capitolo del suo poema La partita di calcio, che si apre infatti nell'edizione del 2001
per Pironti, con una premessa in cui si dicono che nel poema vanno a parlare diversi personaggi della storia, come Agrippa d'Aubigné, prima ne parlava la Frabotta, Che Guevara, Chet Baker, Ulrich Meinhof, Achille Varzi, Glenn Gould, Goethe. Ognuno scriverò versi con apparizioni di voce che il lettore, se vorrà, potrà raccogliere. Se la poesia è dunque un'avventura fonica in atto, solo i viaggi più rappresentativi, i fondamentali di un'epoca umana, sono in grado di radicarsi e di essere tramandati come memorie condivise, esperienze positive o negativissime di una comunità. Come è ovvio, è possibile e non raro che la rappresentatività o necessità radicativa di un'opera siano scoperte postume o di epoche successive a quelle in cui l'autore scrive e compone. In questo momento, ad esempio, noi ci troviamo nell'attimo di sospensione subito precedente lo sgretolamento di una porzione storica, in particolar modo di un segmento trentennale che l'ideologia dell'epoca ha pensato di poter interpretare come fine della storia, End of History, di Fukuyama, tomo del 92 di ideologia, per coprire un desiderio psicotico di ibernazione dei processi storici e vitali. In questa prolungata gelata, in questo grande freddo, un titolo di Alberto Grifi che attraversa anche questi concetti, non è stata consentita per mezzo di saturazione comunicativa la diffusione di discorsi di pensiero, critici o estetici. Noi infatti ci troviamo anche in questo esatto momento nel sottobosco del sistema, in uno dei vari rifugi in cui ci è consentito sopravvivere ma non relazionarci con l'esterno, se non con uno pseudo esterno delimitato entro il perimetro di una piccolissima comunità di interesse e che quindi è il medesimo interno che proiettiamo al di fuori di noi e che interpretiamo per comodità come un altrove, mentre la verità è che in questi ultimi anni non è passato nulla alla società, al di fuori di un'iconografia mediatica in cui sono state standardizzate le icone dei pochissimi che hanno saputo attraversare il media, come Carmelo Bene, Pasolini, ma la reiterazione iconografica è direttamente proporzionale alla neutralizzazione del discorso, come hanno spiegato Deborah, Andy Warhol, oggi ne parla e scrive Mario Perniola, di cui consiglio il pamphlet contro la comunicazione in Audi 2004. Quindi anche questi pochi casi di sovraesposizione comunicativa partecipano al medesimo oblio degli assenti. Per questo nei prossimi anni saranno da riscoprire innumerevoli patrimoni, noti ed ignoti. Il viaggio fondamentale, torno al discorso, e fondante l'opera di Roversi avviene in questa stagione, che l'autore definisce inverno, notte, bufera. Siamo cioè ancora dentro la notte di Oederlin, come si diceva prima, perché l'alba del dopoguerra si è rivelata un falò notturno. Scrive Roversi: così un racconto ho cominciato qua, con tre orsi che ballano di pelle nera, ballano vicino a un fuoco circonflesso da una luce rotta e lasciano orme, lasciano impronte, lasciano sulla neve orme di sangue, i bevitori d'acqua, i bevitori di lacrime, i bevitori di parole. Siamo dentro ancora il tempo della povertà di cui ha scritto Heidegger per Oederlin, appunto, perché la struttura del mondo si è conservata e tenuta in vita in una lunga e spettacolare agonia, per dirla con un verso di Diruscio. Nessuna metamorfosi di struttura economica e sociale è accaduta, nonostante la cultura, cioè la sete, siano rivolte già al di là del presente deserto. Per questo la neve, per questo il titolo provvisorio di questi appunti che sto leggendo è Il viaggio d'inverno, che rimanda al ciclo schubertiano della Winterreise, in cui il viandante solitario, le cui speranze d'amore sono schiacciate dal sopravvento della norma, traduce il momento di perdita in occasione battesimale, è pronto al viaggio. Dice la Monteiro in un film, La commedia di Dio: non siete voi che mi cacciate, sono io che vi costringo a rimanere. Sarebbe consigliabile anche da vedere l'Elegia della traversata di Sokurov, per anche intendere la molteplicità dei significati che si sono condensati, soprattutto nell'ultimo trentennio, nell'immagine del paesaggio innevato e nel colore bianco di cui parlava sempre prima Bianca Maria. Esattamente negli anni Ottanta inizia per Roversi quella forma di esilio volontario che lo caratterizza fino ad oggi e che consegue la decisione ferrea di non voler più partecipare all'autoillusione confortevole di esistere come linguaggio pubblico.
Se la possibilità stessa di instaurare un discorso pubblico è negata, partecipare alla messa in scena della pubblicazione, che quindi già è una ipocrisia semantica, la pubblicazione di un libro, significa per Roversi prendere parte ad una menzogna collettiva, cioè ad una vacua forma rassicurante e consolatoria di ipocrisia letteraria o di autoillusionismo. Meglio quindi realizzare, meglio per sé, per la propria ispirazione, meglio quindi realizzare concretamente e fino in fondo qual è la propria dimensione reale, la condizione di isolamento, di eremita, dove l'unica relazione dialogica possibile che c'è esiste appunto come single media, non mass media ma single media, nella scelta di stampare edizioni a copie numerate, possibilmente firmate, possibilmente consegnate a mano come corrispondenza privata, a tu per tu, a quattro occhi. Nella composizione dell'opera questa dimensione eremitica anima il poema dell'esilio, in cui il soggetto poetante compie questa traversata solitaria sopra i millenni e i secoli dell'Italia sepolti sotto la neve, che continuano a risuonare, stratificati, sommersi, ma non ancora vinti. Per quanto mi riguarda, io ho avuto il compito e il privilegio di curare due momenti importanti dell'ultimo lustro dell'opera di Roversi, il cui primo incontro, per quanto per me e per gli amici della GRU, è avvenuto nel 2003, noi eravamo poco più che ventenni, studenti universitari, presso la Palma Verde, la libreria di Bologna, e da cui ha avuto cominciamento per noi un legame intellettuale e affettivo che non è stato mai interrotto, ma che ci ha formati e ci accompagna ad oggi. A proposito dei temi delle lezioni roversiane, dall'Arcadia alla Beat Generation, da Parini a Jim Morrison, magari ne parlerò in un'altra occasione, così taglio il discorso e arrivo al dunque. Parlavo all'inizio di questo intervento di una foresta semantica dove si ritrovano talune specie animali e vegetali, cioè termini e parole, come piccoli indizi ricorrenti a formare un codice d'autore al margine nascosto della tela, insistenti come gocce, piccole gocce la cui forza invisibile ma costante scava la roccia. Sono numerose le parole goccia che nell'Italia sepolta continuano a risuonare e a scavare. Guerriero, fuoco, sonno, silenzio, albero, foglia, orso, neve. La prima parola goccia che io ho avuto modo di prendere in consegna e curare ha dato vita a un'operazione collettiva che sarà curata con altre persone come Fabio Recchini di Argo, risalente al 2009, operativa per tutto il 2010 e il primo semestre del 2011, denominata Calpestare l'oblio, da un settenario di un testo inedito di Roversi che si conclude con la terzina Calpestare l'oblio, il viaggio dei ricordi non è mai finito. Là c'ero anch'io. La parola goccia di cui parlo è oblio, che chi ha avuto o chi avrà modo di leggere l'Italia sepolta troverà ovunque, così come anche tra l'altro in questa terzina viaggio, ricordi, l'espressione c'ero che soprattutto nell'ultimo capitolo, Le 30 miserie, si ripete con frequenza. Questa operazione, Calpestare l'oblio, ha un senso nella bibliografia specifica dell'autore perché rappresenta una forma di aggiornamento del metodo del ciclostile che utilizzava negli anni 70 per i volantini delle descrizioni in atto. In uno degli incontri mi disse proprio dovete trovare il nuovo ciclostile, nel senso io ho dismesso il ciclostile perché è preistoria e sarebbe ridicolo e autoillusionistico continuare ad utilizzarlo, quindi io non posso fare più niente perché il mio mezzo è consegnato al museo. Voi se lo trovate, trovatelo subito, fatelo e utilizzatelo strumentalmente nella maniera più immediata possibile. Quindi in qualche modo, sempre tagliando il discorso che sennò sarebbe troppo lungo, questo è diciamo, l'intersezione fra questa operazione e anche nel metodo interdisciplinare che si immette anche nel discorso che facciamo su Roversi. E la seconda parola goccia che abbiamo preso in consegna, ovviamente contribuito a diffondere, è miseria. Come Sigismundus editrice abbiamo dato alle stampe il 2 giugno dello scorso anno, del 2011, quindi sia per il simbolo del 2 giugno, festa della Repubblica, che per il cinquantennale dell'Unità d'Italia, le 300 copie dell'ultimo capitolo del poema con il titolo 30 miserie d'Italia. Sono 30 liriche, come forse sono 30 gli anni simbolici che ci separano dall'alba di un'epoca oggi in crisi, cioè il tardo capitalismo che è divenuto finanziario nel secondo lustro degli anni 70, a seguire la prima crisi economica del 72-73. Quella che in Italia abbiamo definito, non senza un po' di consolatoria confusione, berlusconismo,
contribuendo a confondere una conseguenza specifica nazionale con la causa prima. Una confusione che in questi giorni risulta grave se poi conduce, come infatti accade, a sostenere ricette che intendono sostituire la pur sgradevolissima conseguenza rimanendo fedeli alla causa, permanendo cioè nell'inverno e nella notte di Edurlin. Sulle 30 miserie d'Italia non dirò nulla, anche perché mi sono dilungato, ma mi limiterò a leggere, se sono ancora in tempo, 4 frammenti. Il 9° frammento. Povera Italia, povera la tua miseria, Italia numero 9, albero disfogliato, annegato nel riverbero amaro di un sangue assassino, non vede lampi la tua faccia di strega, dolore su dolore, pianura lunga, verde di cielo, fra infinite meraviglie, folgore, Italia dispersa, fra mala fortuna in preda a brividi di morte, signora dai capelli di serpi, puoi cantare a piacere le tue mille canzoni, serrata nella clausura della tua storia. Arrivi ansimando là dove il destino è segnato, dove è acquattato l'eterno nemico. Tra i poteri, i criminali e lo Stato ci sono troppi punti di confusione, ma in comune hanno faccia e piede. Numero 9, povero 9, ripeto ancora, rannicchiata nella caverna dove gridano antichi rancori. Smantellare questo sistema significherebbe spedire pezzi consumati e consistenti della classe politica all'inferno. Gridano le voci, picchiando contro i vetri, non c'è più molto tempo, spazio per annacquare il fiore della speranza. Troppi farisei, troppi amici dell'ultima ora. Dirti addio non conviene. Buttata sull'erba, sollevi la testa, aspetti l'ultimo colpo. Leggeri genii dell'aria, non chiudete tutte le porte. L'attesa premia, fuoco di parole, e così sia. 15. Italia mia, con il lenzuolo stracciato della tua bandiera, l'alloro di un tempo è fresco soltanto tra le mani di una cuoca o cuoco divaganti per gli sgombri al forno nel ristorante sul mare. Intorno a te si esaltano arlecchini irridenti che sciolgono parole, parole dalle bocche umide e scaltre, timida e lacrimosa. Sei l'orco della favola senza fuoco dal naso. Ti salva lo strame della gente che ha ancora voglia di ridere. 19. Qua non finisce il percorso, qua il camminatore non dà il saluto, tuttavia sempre aspettando un'altra primavera e diverse occasioni. La speranza è ancora in vita e la vita non è finita. Tutti in questa terra antica e scaltra approdiamo venendo da un mare abbiurando la falsa pace, splendidi portatori di nuova guerra. L'ultimo frammento, il 30°, con cui si conclude un poema che è durato più di 30 anni. E a proposito di quanto si diceva prima sul pessimismo, in realtà qua questo pessimismo come un'epoca che, insomma, noi non sappiamo dove sta andando, sicuramente in uno sgretolamento, ma sarà, insomma, la fine della notte, una nuova alba, come è anche banale dire. E appunto la conclusione di questo poema sull'inverno, sull'invernaggio, su questa gelata, Roversi lo conclude in questo modo: il tuo destino è oscuro, Italia 30, 30, ogni viottolo un tumulo d'antichi guerrieri, ogni cima una fortezza abbandonata, nelle vallate cunicoli di trincee, mani di vecchi soldati affiorano fra i sassi, con il fuoco nel cuore e il suono dolente di una campana nell'orecchio. Chi vincerà le tue battaglie? Ancora una volta per te, il futuro ti aspetta. Il futuro ti aspetta. Grazie. Grazie a Davide Nota per il suo intervento, come sempre così fervido, e anche per aver richiamato la testualità diretta di Roberto Nota.